In quest'ultimo blocco della puntata numero 24 di Electric Motor News vi presenteremo una macchina elettrica del tutto particolare. Si tratta della Mercedes-Benz SLS SL, come è stata denominata, e chi ha l'idea che un'auto elettrica sia bruttina, sia una vettura da città, piccola, magari con un design datato, si dovrà ricredere dopo di vedere queste immagini, perché la Mercedes-Benz SLS SL è una vera super sportiva e ha persino sorpreso il pilota di Formula 1 David Coulthard, che ha avuto l'occasione di guidarla. Il servizio è stato fatto con immagini fornite da Daimler, sono state girate in Norvegia e abbiamo anche la parola di uno dei responsabili dello sviluppo di questa vettura. Vediamo il servizio della Mercedes-Benz SLS SL con la voce di Lilia Marcucci. Mercedes AMG anticipa il futuro dell'automobile presentando la sua nuova SLS AMG SL, la più avanzata sportiva ad emissione zero. Con una potenza di 392 kW e una coppia di 880 Nm, questo prototipo firmato AMG offre prestazioni straordinarie. La Ali di Gabbiano con motore elettrico fa parte della strategia AMG Performance 2015 per la riduzione di consumi ed emissioni. Con SLS AMG SL, Mercedes-AMG anticipa un capitolo del proprio programma di sviluppo futuro, una super sportiva potente e ad emissione zero. La speciale Ali di Gabbiano in tonalità fluorescente AMG Lume Electric Magno offre la prospettiva di una possibile produzione in piccola serie. L'obiettivo per i prossimi anni è ridurre progressivamente il consumo di carburante e le emissioni dei nuovi modelli ed al tempo stesso rafforzare ulteriormente il valore chiave del marchio AMG. La grande forza di trazione è resa disponibile da quattro motori elettrici sincroni che erogano complessivamente 392 kW, ovvero 533 cavalli, e sviluppano una coppia massima di 880 Nm che permettono un'accelerazione da 0 a 100 km in 4 secondi. I quattro compatti motori elettrici raggiungono un regime massimo di 12.000 giri al minuto ciascuno e sono collocati vicino ad ogni singolo gruppo ruota. Con questa particolare soluzione tecnica, le masse non sospese vengono ridotte notevolmente rispetto ad uno schema con motori posizionati direttamente sul mozzo ruota. Il telaio è identico a quello della vettura dotata di motore da 6,3 litri AMG in alluminio Space Frame e le poche modifiche apprezzabili dall'esterno si possono riassumere nel nuovo frontale con splitter inferiore nella calandra con dettagli verniciati e nel diffusore posteriore privo di scarichi. La strumentazione riporta in più i dati di carica delle batterie, l'autonomia stimata e aggiunge uno schermo touchscreen che comanda impianto audio, climatizzazione e funzioni del navigatore satellitare, oltre al flusso di potenza diretto ai singoli motori elettrici. I rivestimenti sono un misto di pelle e alcantara che si estende su sedili, volante, portiere e console centrale. Per la Mercedes SLS AMG SL di serie, non è ancora stata diffusa una possibile data di commercializzazione,
ma è facile intuire come la casa di Stoccarda non potrà prorogare oltre il 2013 una produzione, anche in serie limitata, della sportiva elettrica ad ali di gabbiano, visto che già nel 2012 la rivale Audi metterà in listino la sua R8 e-tron. In questo modo finiamo la puntata numero 24 di Electric Motor News. Non ci resta che ringraziarvi e augurarvi una buona settimana. Sarà la prossima con l'ultima puntata prima della pausa estiva e noi torneremo naturalmente con questi 24 minuti dedicati al mondo della mobilità ecologica. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.